corrisponde a 850.000 euro il finanziamento di Camere di Commercio di Cuneo, Confindustria e Finpiemonte Partecipazioni per scongiurare il rischio della messa in liquidazione dell'aeroporto di Levaldigi. La decisione è divenuta ufficiale l'altra sera con l'approvazione, durante l'assemblea degli azionisti, di un ordine del giorno conclusivo. L'AGEA quindi proseguirà la gestione. Ma gli azionisti hanno sostanzialmente approvato con la totalità dei voti il piano di rilancio della struttura aeroportuale di Levaldigi. Non solo, tre di questi, Camera di Commercio in particolare, Finpiemonte Partecipazioni e Confindustria Cuneo, hanno anche sostenuto questo piano con un contributo economico. Questo ci consente di proseguire la nostra attività e di aumentare le linee servite e il bacino di traffico. In tutto però si era calcolato 1.400.000 euro, questo primo finanziamento dunque non è sufficiente. Sicuramente fino all'autunno questi contributi sono sufficienti. Noi stiamo monitorando la situazione e a luglio comunque ci ritroveremo con gli azionisti anche per tenerli informati dell'andamento aziendale. Nonostante la provincia non abbia fatto pervenire la sua lettera formale vincolante, viste alcune esigenze di bilancio che non consentono il finanziamento, ha confermato il sostegno alla GEAC. Si è impegnata a sostenere il rilancio nel rispetto del piano triennale e soprattutto nell'ambito anche del famoso sistema aeroportuale piemontese, cui la provincia e la regione particolarmente guardano. Infine sono stati annunciati nuovi contatti con Roma per quanto riguarda la concessione ventennale dello scalo fermo al Ministero, che potrebbe rendere appetibile anche a investitori privati lo stesso aeroporto. Sì, con Roma proseguono i contatti per ottenere dal Ministero la concessione ventennale, che è ferma ormai da oltre un anno, e cercare di sbloccare questa pratica che consentirebbe anche l'ingresso di soci privati nella compagine azionaria.